Cominciamo questa riunione sostanzialmente parlando di 6 punti all'ordine del giorno, il primo dei quali credo che sia abbastanza importante e per fortuna ci sono delle persone che possono chiarirci questo punto. Ve li leggo prima velocemente tutti e 6 e poi andiamo per punti singoli. Allora, avvio discussione per impedire la vendita del complesso di Collemaggio. Relazione su incontro commissione di garanzia del Comune dell'Aquila, Urban Sketchers, disegnatori provenienti da più parti d'Italia che hanno ritratto le condizioni del centro storico e che intendono donare le loro 35 opere all'Assemblea cittadina, restauro delle nicchie della scalinata di San Bernardino, l'iniziativa associazione Green Jack e dell'Assemblea cittadina per dotare l'intera piazza di una connessione wireless, e infine l'illustrazione in bozza di regolamento per l'adozione del tendone comunale. Allora, diciamo che la parte più importante, o almeno la parte da cui cominceremo, è la vendita del complesso di Collemaggio, che chiaramente è un argomento abbastanza scottante dal punto di vista sia del valore storico-architettonico di questo complesso, ma principalmente perché vorremmo, credo, tutti quanti che rimanesse un'area pubblica e quindi che non venga cartolarizzata in favore di qualche privato. E qui ci abbiamo ospite oggi il dottor Giampaolo De Rubeis, che potrebbe illustrarci l'intenzione che ha il Comune dell'Aquila proprio su quest'area, semplicemente dicendoci quali sono proprio le intenzioni. Noi da parte nostra ci mettiamo a disposizione per capire che cosa possiamo fare concretamente come cittadini. Io la butto qui, è una proposta che insomma faccio, chiaramente non so che valore possa avere, però trovo che possa essere una delle percorribili. Mi riferisco a questo fatto: noi cittadini dobbiamo in qualche modo essere responsabilizzati. Il contributo che possiamo fornire è il seguente: dal momento che ciascuno di noi riceverà su un conto corrente un indennizzo finalizzato alla ristrutturazione del proprio alloggio, del proprio complesso immobiliare, sarebbe corretto che il Comune facesse una convenzione con l'Associazione Nazionale Costruttori Edili della provincia dell'Aquila e comunque qualsiasi altra associazione nazionale di costruttori edili, visto che le ditte che vengono ad intervenire sul territorio dell'Aquila non sono solo a Milano, e imponga al Comune, o almeno più che imponga, concerti, come è avvenuto pure per i professionisti, i quali rinunciano ad il 30% della propria parcella in favore delle popolazioni terremotate. Io sono un professionista e ogni volta che faccio la parcella rinuncio al 30% del mio compenso in favore delle popolazioni terremotate. Insomma, che il Comune stabilisca con l'ANCE, e quindi nazionale, un impegno a devolvere l'1% dell'importo previsto per l'indennizzo in favore di un conto che vada sostanzialmente a estinguere un mutuo che il Comune si assume per l'acquisto di Collemaggio. Potrebbe essere una soluzione. Voglio dire, se si trova un modo per concertare questa situazione, in fondo l'1% non è molto. Considerate che ogni intervento delle ditte per realizzare un'opera pubblica avviene chiaramente per ribasso, quindi a offerta, solitamente quella economicamente più vantaggiosa. Le offerte si aggirano. Ora è semplice chiederlo, perché si va al CRESA, il CRESA ha i dati di queste informazioni, si aggirano tra il 10% e il 20%. Rinunciare a questo 1% e devolverlo al Comune dell'Aquila, il quale Comune dell'Aquila acquista, cioè quei soldi sono finalizzati esclusivamente all'acquisto di Collemaggio al fine di farla rimanere un'area pubblica, penso possa essere una proposta, non dico interessante, però che possa essere considerata. A me piacerebbe sentire un attimo il dottor De Rubeis su
cosa il comune può fare, no, può fare innanzitutto qual è la posizione del comune, che credo comunque che in questo, cioè, si è già espresso dicendo appunto che debba rimanere un'area pubblica e che sia contro la vendita e la rilevazione di questo bene, che è l'ex manicomio, nosocomio, perdonatevi, manicomiale. È molto importante per noi. In questo caso Giampaolo Rubes può rappresentare in qualche modo la visione, cioè il punto di vista del comune, o sbaglio? Ecco, se vuole venire, grazie.